Wattai a tutti ciurma, qui da Giocherina per questo video totalmente a caso, diciamo così. Mi piaceva l'idea comunque di fare anche qualche vloggino così proprio leggero, ragazzi, di cose magari della vita quotidiana. Intanto vi chiedo scusa se dovesse traballare un po' la camera, ragazzi, però non è una macchinetta ideata per fare vlog così, per cui è abbastanza pesantina. In ogni caso cercherò di resistere. Magari probabilmente adesso mi vedrete come il Dio Padre se mi metto così, per cui mi girerò un po'. E quindi quest'oggi, ragazzi, incredibile ma vero, proverò per la prima volta, adesso lo prendo dalla credenza, dietro c'è un intruso, quindi ecco, sì, adesso lei farà casino perché lei deve ancora mangiare effettivamente. Sì, Robin, adesso ti do un attimo di pazienza. Quindi proverò per la prima volta in assoluto nella mia vita, e quindi volevo condividere con voi questa incredibile esperienza, perché è proprio un'esperienza magnifica. Qua in Spagna perlomeno si chiama Yate Como, che ovviamente dovrebbe essere una sorta di gioco di parole, perché comer in spagnolo significa mangiare, quindi Yate Como significa già ti mangio praticamente, quindi sembrerebbe essere un termine giapponese ma in spagnolo c'ha un senso. Ho preso il gusto, diciamo, normale, il gusto pollo, per cui quest'oggi, ragazzi, proveremo insieme questo incredibile pasto già pronto. Chissà come sarà, chissà. Dovrebbe essere abbastanza semplice prepararlo, ragazzi. Bisogna aprire un pochettino il tappo. Faccio prima a farvelo vedere così, anche se probabilmente alcuni di voi già lo sapranno. Quindi qui dice che è pronto in 3 minuti, per cui la cosa che bisogna fare è aprire leggermente il tappo del contenitore, quindi aggiungere le spezie, insomma la polverina che di sicuro sarà già qua dentro, e dopodiché aggiungere acqua che sta bollendo fino alla linea che sarà indicata all'interno. Dopodiché richiudere il tappo e lasciarlo riposare per 3 minuti. Dopodiché mischiarlo un pochettino e dovrebbe essere pronto. Mi auguro che sia un minimo buono, perché potrebbe risolvermi magari qualche volta se non ho tempo per cucinarmi. Per cui adesso, ragazzi, la prima cosa che devo fare è dare da mangiare alla piccola belva, perché già mi sta rompendo le scatole e mi dice: mamma, ti prego, dammi da mangiare. Vero, Robin? Esatto. E avevo già tirato fuori dal frigo i suoi bocconcini, perché di solito a pranzo, ragazzi, cerco sempre di darle i bocconcini. Già ho capito che sono i suoi bocconcini, è vero, amore? È sempre un'impresa, ragazzi, metterle i bocconcini. È pesante quando deve mangiare. Non so se ce la farò con una mano sola. Preferisco dare da mangiare prima a lei, ragazzi, perché sennò mi rompe le scatole per tutto il tempo del video, è vero? Buon appetito, amore. Ragazzi, sono appena entrata nel panico più totale, perché guardate cosa si è appoggiato sul panno. Non so se riuscite a vederlo. Oddio, ragazzi, non so cosa fare. Ho paura. Aiuto. Ragazzi, io ho la fobia degli insetti, specialmente quelli con le zampe gigantesche, e quindi mi serve purtroppo la cucina, e non ho la minima idea di come fare per togliere quella cosa immonda dalla mia cucina. L'immondo insetto si è messo a volare e si è appoggiato lì. Porca vacca. Speravo uscisse da solo dalla finestra. Ho avuto la geniale idea, ragazzi, di spruzzargli addosso dell'insetticida. L'insetto è volato in alto tipo, e adesso non so se è caduto nel lavandino. Io sinceramente non ho il coraggio di vedere. L'ho individuato, ragazzi, è caduto nel lavandino. Adesso non so se riuscirete a vederlo, giusto sul cucchiaio che avevo messo a lavare. Porca vacca, che schifo. Non so come fare adesso per mandarlo via, ragazzi. Oddio, mi fa troppo schifo. Adesso apro l'acqua calda a manetta, sperando che vada giù nello scarico, sinceramente, ma c'ho i miei dubbi. Vai via, vai via. È sceso. Ok, è caduto nello scarico per sempre, mi auguro. Ok, se non è morto così. Ok, dopo l'incredibile avventura con l'insetto mostruoso, direi che è arrivato il momento, ragazzi, di mettere a bollire dell'acqua. Prendiamo la pentolella. La riempirò già con acqua calda, ragazzi, così bolle prima. Penso che così possa bastare avanzare. Mettiamo il coperchio.
Abbiamo acceso il gas. Adesso ovviamente aspettiamo che bolla. Intanto cerco queste, le bacchette. Visto che ce le ho, direi che lo mangerò con queste. Sempre se ci riuscirò. Ok, le bacchette ce le abbiamo, stiamo aspettando che bolla l'acqua. Andiamo ad aprire un pochettino lo yate como. Lì riesceva di aprire poco il tappo, vabbè, ovviamente il minimo per riuscire a prendere questo affare qui, che sarebbe a dire dove sono, penso, le spezie, insomma quello che comunque gli darà un minimo di sapore. Ecco la linea che bisogna raggiungere con l'acqua calda, penso sia proprio quella lì. Sta per bollire l'acqua, già. Aspettiamo con pazienza. Già so che non riuscirò mai a mangiare con le bacchette, già lo so. L'acqua sta bollendo, spegniamo pure. Apriamo questo affare qua. Sta per uscire, no, resta dentro. Questo è quello che c'è all'interno della bustina. Ngara. Verso all'interno questo. Ecco qua il risultato. Ok, missione compiuta. Sta avvenendo qualche strana reazione chimica all'interno. Oh mio Dio! Richiudiamo il tappo, perché così dicevano le istruzioni, e aspettiamo 3 minuti. Ok ragazzi, ci siamo, i 3 minuti sono passati, io direi di spostarci sul tavolo. Afferriamo il contenitore ragazzi con un panno, perché ci ricordiamo che abbiamo messo dell'acqua bollente all'interno, quindi anche il contenitore ovviamente sarà bollente. Eccoci qua, ho dimenticato di farvi vedere il momento in cui mischierò il tutto, anzi ve lo faccio vedere comunque. E voilà! Questo è l'aspetto che più o meno ha, quindi bisogna mischiare il tutto così che tutto possa assumere un sapore meraviglioso. Ok ragazzi, è arrivato il momento della verità, sarebbe a dire assaggiarlo. Per quanto riguarda l'odore, non è che sa proprio di brodo di pollo effettivamente, sa più di chimico, però vabbè, dettagli. Prendiamo le magiche bacchette. Il sapore del brodo di pollo sa più di chimico che di altro, però vabbè, eccoci qua. La prima spaghettata, oh madonna santa. E ovviamente soffio, onde evitare di ustionarmi. Vi dirò ragazzi, non è male. Gli spaghetti di per sé, non so se si possono chiamare spaghetti o come, spaghetti di per sé non è che hanno un grandissimo sapore, il brodo di pollo idem, però insomma per essere una cosa pronta non è male. Non posso, veramente ragazzi, non posso criticarlo più di tanto, perché è vero, il complesso sa tutto un po' di chimico, però che ci possiamo aspettare comunque da una cosa pronta, per cui direi che per il resto non è male. Si è creato un agglomerato di spaghetti. Ok, intanto mi zappannano pure gli occhiali. Quasi sicuramente lo sto mangiando nel modo più sbagliato possibile, per cui chiedo scusa a tutti i giapponesi, cinesi che mangiano con le bacchette queste cose. Se mi vedessero si metterebbero le mani nei capelli. Nel complesso però ragazzi vi dirò, vi ripeto, non mi dispiace affatto. Ah, una cosa ragazzi, ovviamente non è che quelli delle Yate Como mi hanno pagato per fare questo video, non sanno nemmeno che io esisto, è soltanto che volevo veramente provare per la prima volta nella mia vita questo prodotto qua e ho detto perché non farci un video insomma. Comunque ce ne sono di spaghetti, eh? Cioè, dico, è una buona porzione comunque per una persona da sola. Ok.
Ok, gli spaghetti sembrerebbero non essercene più, per cui con tutto il brodo che è rimasto non so cosa farne effettivamente. Non so se si beve, non si beve, boh. Beh sì, si beve, comunque ovviamente sono spaghetti in brodo, chiamiamoli così, per cui il brodo di regola si può bere, ma va. C'erano anche, ragazzi, se non sbaglio, tipo la salsa di soia, tipo una roba del genere, però non ho voluto rischiare, tra virgolette, perché ben sappiamo che comunque la salsa di soia c'ha quel suo sapore proprio particolare, per cui vi ho detto provo prima di tutto questo qua di pollo, che di sicuro è il più semplice, vediamo se fa schifo o no e poi in caso provo anche altri gusti. Sa che qua in Spagna fa ancora troppo caldo per mangiare il brodo. Madonna, sto a sudare. Beh ragazzi, allora, ho finito anche il brodo. Che dire, il parere generale quindi su questi spaghetti orientali già pronti in brodo, direi che fondamentalmente il mio parere è positivo, perché mi aspettavo sinceramente una cosa più schifosa. Quindi per quanto comunque un po' generalmente sappiano di chimico, che mi pare ovvio, direi che per il resto mi sono piaciuti, per cui probabilmente ne comprerò altri per quando non avrò tempo per cucinarmi. Per cui che dire ragazzi, io spero che questo video e che questo tipo di video vi siano piaciuti, fatemelo sapere ovviamente in commento. Questo video quindi termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi, ciao!